Il supino, in latino, è un modo indefinito del verbo. È propriamente un sostantivo o nome verbale, cioè un sostantivo con funzione di verbo. Segue la quarta declinazione e nel latino classico presenta solo due casi, l'accusativo e l'ablativo. L'accusativo è in um, ha valore attivo ed è presente nel paradigma dei verbi attivi. Per esempio, nel paradigma del verbo dico, dictum è l'accusativo del supino con valore attivo. Nei verbi deponenti il supino non è indicato nel paradigma. Lo ricaviamo facilmente dalla forma del participio perfetto, togliendo la terminazione us e aggiungendo la terminazione um. Il supino dei verbi deponenti ha significato attivo. L'ablativo si ottiene sostituendo la terminazione um del supino attivo con la terminazione u. Nel caso dei verbi deponenti, alla terminazione us del participio perfetto, sostituiamo la terminazione u del supino in caso ablativo. Per i verbi attivi avremo dunque la seguente declinazione. Per la prima coniugazione, all'accusativo amatum, per amare, amatu, ablativo, ad amarsi. Seconda coniugazione, video, videre, accusativo, visum, per vedere, ablativo, visu, a vedersi. Terza coniugazione, da mitto, mittere, avremo per l'accusativo missum, per mandare, l'ablativo missu, a mandarsi. Per la quarta coniugazione, da audio, audire, avremo auditum, all'accusativo, per ascoltare, auditu, ad ascoltarsi, ad udirsi, per l'ablativo. Vediamo la declinazione del supino dei verbi deponenti. Per la prima coniugazione, da ortor, ortaris, avremo ortatum, per esortare, all'accusativo, e ortatu, ablativo, a esortarsi. Seconda coniugazione, vereor, vereri, avremo all'accusativo veritum, per temere, e all'ablativo veritu, ad essere temuto, a temersi. Per la terza coniugazione, da sequor, sequeris, sequi, avremo secutum all'accusativo, per seguire, e secutu all'ablativo, a seguirsi. Quarta coniugazione, largior, largiri, per l'accusativo avremo la forma largitum, per elargire, per donare, all'ablativo avremo la forma largitu, a donarsi, a elargirsi.